Insomma, il neorealismo era il cinema dei fatti, del quotidiano, di quello che accadeva per le strade, di quello che accadeva nelle case delle persone, mentre invece prima non si faceva così, si costruiva tutto, doveva tutto essere, doveva tutto quadrare da un certo punto di vista, di un racconto che doveva obbedire a delle regole del racconto. E invece questa irruzione che c'è stata della vita sullo schermo, questo identificarsi non con dei personaggi letterariamente interessanti come il cinema aveva fatto fino ad allora, ma con dei personaggi umanamente che ci portavano qualche cosa, che ci comunicavano qualche cosa di più vero, anche di più incerto, come è successo spesso per i grandi film del neorealismo e del realismo. Non è che il pubblico allora li capisse immediatamente, li afferrasse immediatamente, li ha capiti dopo. Si capivano di più in Francia, si capivano di più addirittura quelle copie che arrivavano in America, perché dico, però il pubblico qui non ha paura. Lo ha capito con un po' di ritardo, lo ha apprezzato con un po' di ritardo questo. Se si pensa che Umberto di De Sica, in Italia proprio, non lo manco la critica lo capì. È un film che c'è ritornato da un festival di Londra, è ritornato col successo da un festival del cinema di Londra. Ecco.